Ragazzi, buongiorno e ben ritrovati. Oggi andremo avanti con il programma di grammatica e vedremo insieme la subordinata, la preposizione possessiva. È preposizione, ma di fatto è una subordinata. È una subordinata che voi tante volte utilizzate quando esprimete i vostri pensieri, ma a volte non ne fate un uso. Ovviamente c'è sempre la forma implicita e la forma esplicita. Ovviamente c'è sempre un complemento di riferimento. Vi ricordo che in sostanza ogni subordinata è l'espansione di un complemento. Il complemento ha preposizione e nome. La subordinata ha la congiunzione, nome e verbo. Ok? Abbiamo qui un esempio. Continuiamo la lettura, benché fossimo annoiati. Qui c'è il benché che è la preposizione. Fossimo annoiati è la frase in subordinata. Insieme alla congiunzione. Lo stesso concetto può essere espresso anche con il semplice complemento. Continuiamo la lettura nonostante la noia. Nonostante qui è preposizione, la noia è nome. Vi ricordo che la subordinata, per essere tale, ha necessariamente bisogno della presenza del verbo. Se il verbo non c'è, c'è soltanto il nome, e allora parliamo di un complemento. Da cosa è introdotta la subordinata concessiva? Bene, in questa frase, dalla benché. Benché è una congiunzione subordinata concessiva. Come vedete, lo schema che applichiamo è sempre lo stesso. Vi ricordo sempre la famosa pagina con le tabelle delle congiunzioni, sia coordinate che subordinanti. E vi invito a rivederle perché da alcuni compiti ho visto un loro errato uso, parlo delle congiunzioni coordinanti. Un veloce esempio: sia, quando usate sia, è correlativo, va usato 2 volte. Non potete scrivere sia quello e quell'altro, sia questo e quell'altro, non va bene. Sia questo che quello, così va bene. Sia quello, sia quell'altro, così va bene. Il sia va ripetuto, anche l'espressione ma anche è la seconda parte di una correlazione. La prima parte è non solo questo, ma anche quest'altro, ma anche quello. Vanno in correlazione. Per favore, rivedete queste congiunzioni, perché diversi di voi ne hanno fatto un uso errato. Vado avanti e qui avete una serie di congiunzioni subordinanti concessive, sebbene, nonostante, benché, quantunque, per quanto, malgrado, quand'anche, neanche se, anche se. Alcune di queste le usate abitualmente, altre invece meno. Nonostante, occhio, nonostante, può introdurre sia, può essere sia con preposizione, se è servito soltanto dal nome, sia con congiunzione, se è servito invece dal verbo. Mi sono dimenticato di la pagina di riferimento sul vostro libro di grammatica, dovete andare a pagina 728 e 729. Ok? Gli esempi che sono sul vostro libro non sono così diversi per tipologia dagli esempi di questa pagina, che io ho preso di riferimento per comunità, più che altro. Alcune di queste congiunzioni hanno il verbo congiuntivo, altre invece all'indicativo. Allora, qualunque cosa facciano, non andremo con loro. Ecco, forse qualunque fa parte di questi esempi, chiunque, qualunque, qualsiasi, che ormai non si usa più. Con questi fenomeni definiti, effettivamente è un po' più difficile percepire che sia concessiva. Però con gli altri, questi indicati sopra, queste congiunzioni, questa riga, non è difficile perché non hanno altri valori, hanno soltanto quello possessivo e basta. Per quanto abbia letto già quel libro, lo leggerò volentieri. Per quanto è la congiunzione. Luigi si mise in viaggio nonostante che avesse diritto. Nonostante qui è congiunzione, ok? Dopo c'è che avesse. Abbiamo comprato cioccolata anche se siamo a dieta, anche se, occhio, se c'è anche se, altrimenti non è concessiva. Occhio che il se da solo ha altri valori, quindi la preposizione è anche se, insieme.
Prima di passare alla prima implicita, cerchiamo un po' di capire cos'è la concessiva. La concessiva di base indica un'opposizione tra la principale e la subordinata. Quando dico opposizione, può venire in mente la congiunzione avversativa, ma però invece tuttavia. E a proposito, in un periodo è opportuno evitare di accostare una concessiva a una coordinata avversativa, cioè un anche se subito dopo un però. A volte possono stare bene insieme, altre volte no. Quindi vi chiedo di fare attenzione perché entrambe indicano, sia l'avversativa che la concessiva, indicano una sorta di opposizione rispetto a un'altra frase che può essere la principale. State attenti al loro uso, ok? Riflettete sul loro uso. Di base vi dico sempre questo: evitare periodi troppo lunghi, in particolare chi ha difficoltà poi a gestirne la struttura. Allora, Luigi si mise in viaggio, prendiamo come esempio questa frase: nonostante piovesse a dirotto, se piove si presume che uno non vada in giro, ok? Però, nonostante questo, Luigi va in viaggio. Questa frase. Chi sta dietro dovrebbe mantenere un po' la linea, eppure, nonostante queste persone stiano dietro, hanno comprato cioccolata. La subordinata concessiva indica una circostanza, questa, nonostante la quale l'azione della principale si svolge. Quindi, anche se uno è a dieta, compra lo stesso la cioccolata. Nonostante questa situazione, questa azione si verifica. Nonostante questa situazione, questa azione si verifica. Quindi c'è questa sorta di opposizione. Vediamo gli esempi della implicita. Io andando lento, dovete pur, benché per, sono seguiti ovviamente dal gerundio, dal participio, dall'infinito, come implicita è così, ma il concetto è sempre lo stesso. Vediamo giusto degli esempi. Pur andando lento, Luigi arriva in tempo. Se uno va lento, sì, presumi arrivi in ritardo. Eppure, nonostante questo, Luigi arriva in tempo. Benché invecchiato, benché sia invecchiato, Luigi è molto atletico. Qui invecchiato più intende un aggettivo. Benché fosse invecchiato, Luigi è molto atletico, cioè verbo essere sottinteso qui come voce verbale. Qui forma di intendere come implicita, ovviamente. Si presume che una persona anziana sia così scattante, eppure, nonostante questo, Luigi mantiene il suo tono atletico. E così gli altri esempi che potete guardare da soli. Soltanto vi faccio notare. A rischio di, a costo di, tre elementi per esprimere lo stesso concetto logico, grammaticale. Di cosa stiamo parlando? Di una locuzione, ok? Ricordo questo concetto e correttezza vi indico anche la fonte da cui ho preso questo documento. Ok? Adesso passiamo. Questa in realtà è un'azione di passo. L'albero della frase, l'abbiamo fatto all'inizio quando abbiamo parlato di principali, coordinate, subordinate, e vi ho detto che la frase complessa può essere anche disposta graficamente in modo da rappresentare il livello di coordinazione, la coordinazione e la subordinazione. Andiamo subito sui risultati, se no rischiate di non seguirmi. Questo è il periodo di riferimento. Treno nuovamente per il sole e sulle reazioni per prendere un bel voto. Ci sono gli slash per dividere le frasi. Questa studio la lezione è la principale perché innanzitutto è verbo di modo finito, ma lo è anche prendo. Però a differenza di prendo, studio non ha una congiunzione subordinante che la introduce, mentre prendo ha mentre. Ok? Studio la lezione da solo ha senso. Mentre per il sole, scritto da solo, non ha senso. E faccio riferimento di nuovo ai vostri compiti scritti in cui sono trovato frasi, in cui c'è una subordinata,
una coordinata subordinata senza la principale. E questi concetti di analisi logica vanno assimilati e applicati quando scrivete. Vi trovo ancora periodi in cui in sostanza manca la principale, quindi in quanto tale non sono periodi completi. Allora, la principale è studio la lezione, poi c'è la congiunzione con vicina subordinata, c'è una congiunzione di vicina subordinata. L'altra subordinata è per prendere il volo, ovviamente essendoci l'infinito non può essere la principale. Allora, vediamo adesso le due congiunzioni, sono mentre e per. In realtà qui per, più che congiunzione, è una preposizione, però funge la congiunzione in quanto congiunge una subordinata alla principale. Mentre vendo, la frase mente vendo il sole, sì. Indica una circostanza temporale e la subordinata è temporale, mentre questa funzione per introduce una subordinata finale per prendere. E adesso ecco che tramutiamo lo schema, disponiamo le frasi in base a questo schema. Studiare, l'azione dello studio, io studio la lezione, la principale, mentre sempre io prendo il sole, subordinata, primo grado, perché primo grado? Perché c'è un legame diretto con la principale, ok? Subordinata di primo grado ed è temporale, mentre prendo è esplicita. Qui, per prendere un bel voto, ugualmente subordinata di primo grado, che è collegata direttamente alla principale. Forma implicita perché c'è prendere, prendere, e un bel voto ovviamente è completamente oggetto di prendere, il cui soggetto implicito è io, perché chi deve prendere sono io, appunto. Qui lo stesso periodo, con l'unica differenza che c'è da questo punto in poi, la finale esplicita, nel senso non cambia, cioè finché, e questa è veramente congiunzione. Qui avete un altro schema, lo faccio scorrere velocemente, c'è la coordinazione, quando è coordinazione va sullo stesso piano, quando c'è subordinazione va sotto, può essere in diagonale, se eventualmente ce n'è un'altra di qua, se è soltanto una può essere anche essa in verticale, l'importante è che sia sotto. Io vado veloce, ovviamente se voi volete leggere bene stoppate il video, ok? Qui un altro schema. Principale, infatti, che è coordinante, quindi mi ha aiutato subordinare coordinata principale, e poi a superare subordinata di grado. È collegata direttamente alla coordinata, non alla principale. Quindi va messa qui. Perché se io tocco mi ha aiutato, tocco questa parte, Francesco, un vero amico, a superare un grave problema, non ha senso, ok? La dipendenza è dalla coordinata, alla principale. Un altro schema, guardatelo. Adesso prendete pagina 729, c'è in basso la prima attività, prima prova. Dovete inserire delle congiunzioni o locuzioni in modo che formino la subordinata concessiva. Adesso stoppate il video, questo lavorate, appena fatto riprendete il video. Va bene? Ok, adesso vi do le soluzioni. Prima frase, anche se ho sbagliato. Seconda, benché abbia avuto. Terza, sebbene siamo. Quarta, anche se costa parecchio. Quinta, nonostante sia notte fonda. Sei, benché il mare fosse molto agitato. Ok, queste sono delle soluzioni. Adesso vi invito sempre a quando fate queste attività a riconsiderare quella tabella che vi ho indicato all'inizio, diciamo, primo quadrimestre, la tabella con le pagine con tutte le congiunzioni, sia coordinanti che subordinanti. Vi rinnovo l'invito a ricordare quelle coordinanti, il loro significato e il loro corretto uso. Va bene? Buon lavoro!